Tanto fra un po' piove nasce da una frase detta da un amico mentre eravamo in un tassì. Una frase che ben si sarebbe adattata al titolo del romanzo che avevo in mente. Due solitudini diverse che si rincorrono quasi inconsapevolmente, due tipi di precarietà che si declinano attraverso le varie introspezioni degli affetti che vivono loro attorno. Adesso vi parlo dei personaggi principali del romanzo. Nanni Bernardini, che è un professore in pensione e vedovo, vive a Ferrara e occupa le giornate curando una biblioteca, una piccola biblioteca del comune. Poi invece c'è Mauro Rosati, che è il genero di Nanni, è un agente dello spettacolo e per questo vive a Roma, soprattutto da quando si è separato da Benedetta Bernardini. Attorno al mondo dei due protagonisti gravitano una serie di altri personaggi. C'è Werner Sambati, che è un attore ormai in declino, un attore da cinepanettone. Poi c'è Luca, nipote di Nanni e figlio di Mauro e Benedetta. Infine un gruppo di comprimari che gravita attorno ai due universi dei protagonisti, quello della microcultura borghese ferrarese e quello un po' coatto, un po' burino della Roma cinematografara. Vedovo da molto tempo, un giorno Nanni decide di rimettere ordine nello sgabuzzino di casa e sull'ultimo ripiano di uno scaffale trova una vecchia scatola di latta. La apre e dentro vi trova una serie di lettere scritte dalla moglie, firmate dalla moglie, ma mai inviate. Mauro, agente dello spettacolo, per ridare popolarità al suo unico cliente rimasto, un attore da cinepanettone, organizza insieme a lui un finto suicidio, ma le cose non andranno esattamente come volevano. Mauro e Nanni si ritroveranno a Roma, a metà romanzo, per un breve periodo, complice Luca, nel quale i due si annuseranno nuovamente nell'inconsapevole tentativo di riavvicinarsi. Da qui partiranno una serie di episodi che andranno a confluire nell'ammissione di una sola certezza. Quella che la vita non può essere sempre e solo sottrazione. Presi dalla frenesia delle cose, spesso non ci accorgiamo che invece è un continuo aggiungere. Dobbiamo solo restare sempre allerta, con lunga e paziente cura, per non rischiare di perderci il meglio. Occorre non smarrire per strada la tenerezza per se stessi. Amarsi per quello che della propria anima si conosce e non per quello che gli altri le riconoscono. E qualche volta magari sperimentare l'indulgenza verso la colpa d'essere semplicemente umani.